Se non hai mai provato questo mascara, intanto è arrivato il momento di farlo. Pochi euro in cambio di una favola. Ah, già che è estate, ma tu dici non ti trucchi in piscina al mare? Vabbè, manco io. Ma comunque non siamo immuni alle temperature e neanche il nostro mascara lo è. Infatti capita spesso di trovarselo un po' stampato qui, un po' stampato lì. Allora già che ci sei, prova la stessa favola, ma waterproof. Che brivido ogni volta che sento la parola waterproof. Accostata a mascara ho sempre paura di ritrovarmi a sera io e lui a combattere. Bene, se resiste a tutto, ma per me non vale mai la pena dover arrivare a sera e scartare tra i miei contorno occhi per dover rimuoverlo. E allora partiamo proprio da qui. Il Subliminal X Volume di Astra. Si strucca facilmente. Io onestamente con i migliori struccanti che ho a casa non ho avuto difficoltà. Certo tende a resistere un po' di più, ma è la sua caratteristica. E ora che abbiamo accettato il compromesso, passiamo alla performance. Questo è il motivo per cui ne stiamo parlando. Qualche consiglio che ho maturato osservandolo e utilizzandolo più volte. Con lui scarica sempre l'eccesso di prodotto sullo scovolino, soprattutto nella parte della punta. È proprio la parte della punta che ringrazierai se vuoi delle ciglia super pettinate e in ordine. Infatti laddove non ti piace la piega o vedi un grumettino, quello che devi fare è proprio lavorare solo con la parte della punta dello scovolino. Ti darà controllo e gestione al top. Come vedi le ciglia non restano rinsecchite, ma per essere un mascara waterproof anche abbastanza morbide ed elastiche. Super, lo dico, tra i migliori mai provati.